Radio Cassa Dritta, Radio Cassa Dritta, Radio Cassa Dritta, Radio Cassa Dritta. Radio Cassa Dritta, Massimo il Gladiatore. Il programma è Tecno Colosseo, a frequenza 108.7 per tutta l'Italia e provincia. Raga, scusate il tono della voce, ma ieri sera non ho dormito, non ho chiuso occhio. Mi sono chiesto tutta la notte, ma io diventerò ancora più ricco, più famoso, più pieno di donne da adesso? Che già so ricco, famoso e pieno di donne adesso? Devo chiamare qualcuno che mi dica il futuro. Chiamo un mago, solo lui mi può dire sta cosa. Lo sta il numero, ce l'avevo qui? Obeso? Grasso? Magro? Mago. T'ho trovato, mo te chiamo. Ci stiamo collegando. Un attimo che gliela passo. Senti che musica che c'hanno sti maghi, oh. Pronto? Sei il mago Daniele? No, sono Giulia, 84. Chi è sto mago Daniele? No, ti spiego, Daniele, era un mio compagno di classe, mi ha detto che un giorno sarebbe venuto a far mago da voi. Da noi? Vabbè, non fa niente, senti, io sono Massimo. Ciao Massimo. Il gladiatore. Ah, però. Ok, Massimo. Senti, fa una cosa, chiamami il gladiatore, è meglio. Va bene, il gladiatore. Dimmi tutto. Senti, io sono il numero uno dei DJ, lavoro a Radio Cassa Dritta e volevo sapere se diventerò ancora più grande. Direi la tua data, gladiatore. Sì, allora, sono nato... Non ti ricordi più quando sei nato, pensa. Aspetta, dammi tempo, no? C'hai l'ansia? Allora, sono nato il 7-7-82. Che è sto 82? 82, che è la circonferenza? È l'anno di nascita, scusa. No, ascolta, io intanto non posso farti un consulto che non sei maggiorenne a questo punto. Parte fatto che non mi sembra proprio. Ma come sono maggiorenne? Ma stai contando, scusa? Stiamo nel 2002, se sono nato nel 82 c'ho 20 anni, no? 82, non 88. Ma chi ha detto 88? Ma che stai rincoglionita? Ah, ok, va bene. Allora, domanda precisa. Lavoro, lavoro. Vediamo, concentrati, Massimo. Guarda, sono concentrato da paura. Che lavoro fai? Ancora me lo chiedi, ti ho detto che sto al numero uno dei DJ a Roma. Ascolta una cosa, intanto tu mi inizi con un mazzo, sei un fantasioso, sei una persona che lavora molto di testa, diciamo così. Brava. Nel senso che sei... Che so? Fantasioso, anche perché mi inizi proprio col matto. C'è un cambiamento, c'è la carta della forza, sei un bel volpino. E devo dire una cosa, hai il mondo, hai la ruota di fortuna, però mi chiedo... La ruota, la luna, ma che sta a dire questo? Questa è embriaca. Chi è la donna che starà vicino a te? Una delle donne, ne voglio mille delle donne! Massimo, mi stai prendendo... C'è presente come quei video dove ci stanno i neri, dove ci sono un sacco di donne? Io voglio avere praticamente un appartamento tutto bianco, con la piscina dentro e tutte ste donnasce che ballano. Mi fai morire. Lo so, bella. Oltretutto sei anche simpatico, spero che ovunque che... Vabbè. Senti, che fai stasera? Rido, guarda, rido. Oh, ma che te ridi? Perché mi fai ridere. Senti, ma allora esci stasera? Allora, vediamo. No, sei troppo simpatico. Hai finito di ridere? Oh, sono due ore che ridi. No, dico... Io ti devo dire una cosa. In questo momento, proprio tu, intanto subito ti dico che non vedo una storia seria che tu hai avuto, proprio come storia seria non l'hai avuta, però hai avuto una forte delusione per quanto riguarda l'amore. Io? Sì, cioè praticamente evidentemente ti piaceva forse una ragazza che non era ricambiata, diciamo, come sentimento. Ma che stai a dire? Ma la danno tutte, ma la danno. Ti dico che l'imperatrice sotto, quindi tu domini anche le donne. Sì, sopra, sotto, dietro, dappertutto proprio. Ciao Massimo, ti so. Senti quanto ride sta maga, oh. Ma dove chiami Massimo? Oh, poche confidenze con queste domande, eh? Io non ti ho mica detto che c'esco con te, eh? Dai, ma non puoi buttarmi via così. Come no? Sì che te butto. Avete sentito, regà? Avete sentito, regà? Basta che gli dico che sono Massimo il gladiatore e si innamorano tutte di me. Ma io non c'esco con questa, pensa che palle, tutta la sera ride. E adesso, cassa!